più grande telescopio del mondo si trova in California, sul monte Palomar, a 1800 metri d'altezza. Per trasportare il suo gigantesco specchio parabolico, del diametro di 5 metri, si è dovuta costruire una strada lunga 75 chilometri. Il telescopio può scrutare nello spazio a una profondità di 4 miliardi di anni luce, come a dire che esso riesce a fotografare la luce di stelle distanti da noi 36.000 miliardi di chilometri. In effetti, i miliardi di galassie osservabili col telescopio di Monte Palomar, ognuna delle quali racchiude a sua volta miliardi di stelle simili al nostro Sole, sono l'immagine del passato dell'universo, un passato per lo più remotissimo. Lo stato attuale del nostro cielo lo osserveranno molto probabilmente i nostri discendenti tra qualche milione di anni. A parte ciò, solo a osservare fugacemente questo abisso che ci circonda, viene spontaneo chiedersi se su qualcuno di quei mondi lontanissimi possa esistere, o possa essere esistita, una vita simile alla nostra. Consideriamo la nostra galassia, quella che tutti chiamiamo comunemente Via Lattea. Solo in essa esistono circa 100.000 milioni di stelle. Se volessimo contarle tutte al ritmo di una al secondo, impiegheremmo quasi 2.500 anni. Ebbene, oggi è accertato che almeno 50 milioni di queste stelle potrebbero essere circondate da pianeti su cui è possibile una vita evoluta. Solo una grossa presunzione o un'ignota paura potrebbe farci affermare che noi siamo soli nell'universo. Ma cosa ne pensano gli scienziati? Werner von Braun dichiarava: «Ritengo assolutamente probabile che nell'immensità dell'universo esistano non soltanto forme di vita vegetali e animali, ma anche esseri intelligenti. Anzi, ne sono convinto», ha dichiarato il professor Hermann Oberth, padre del volo spaziale. «Ritengo possibile che esseri intelligenti di altri mondi abbiano visitato nei tempi passati la nostra Terra. Gli scienziati all'inizio hanno sempre un atteggiamento scettico di fronte alle nuove idee, anche quando fu inventata la ferrovia. Essi affermarono che sarebbe stato impossibile all'uomo sopravvivere a velocità superiori ai 30 km all'ora. A Mosca, lo scrittore e divulgatore scientifico Kasalsev ha dichiarato: «Alla domanda se mai delle intelligenze extraterrestri abbiano visitato la Terra, io risponderei di sì». E così il professor Saizev, dell'Accademia delle Scienze di Mosca: «Sono convinto che extraterrestri ci abbiano visitato, anche se finora non siamo stati in grado di interpretare le molte tracce che essi hanno lasciato sul nostro pianeta». Sono certo ipotesi, che comunque lo sviluppo della moderna astronautica ci permette di considerare sempre più reali. Ricordiamo com'è cominciato. Non mancarono certo gli insuccessi iniziali. La ricerca è progredita caparbia, incessante. L'uomo ha già toccato la Luna. Incredibili missioni di razzi sonda ci inviano giornalmente immagini e dati che stanno rivoluzionando tesi già sicure un tempo sul nostro sistema solare. L'uomo si sta preparando al gran salto. Nostri astronauti, quando poseranno piede su altri mondi abitati, come nemici o come dei? Vediamo come si comportano gli uomini primitivi quando incontrano di colpo la tecnologia moderna. Nella Seconda Guerra Mondiale, i piloti militari americani atterrarono su alcune remote isole del Pacifico, tagliate fuori dal resto del mondo. Vi costruirono basi di rifornimento e campi d'atterraggio avanzati. Alla fine della guerra se ne tornarono a casa. Ma a questo punto accadde qualcosa di strano. Gli indigeni, che vivevano ancora all'età della pietra, costruirono dei feticci di paglia e bambù simili ad aerei e delle primitive piste d'atterraggio. Avevano scambiato gli stranieri per divinità
e speravano in questo modo di richiamare i loro vascelli celesti con il cargo. Il loro carico di tesori meravigliosi e potenti, viveri, utensili ed armi che non avevano mai visto. Questi veicoli aerei avevano atterrato innumerevoli volte, fra nubi di polvere e fragore. Gli stranieri dalla pelle bianca non andavano mai a caccia, eppure avevano sempre da mangiare. Essi venivano dal cielo e quindi dovevano essere dei, dei delle stelle. Gli indigeni attendevano pazientemente il ritorno degli dei bianchi, notte e giorno. Uomini scelti della tribù guardavano incessantemente il cielo, sacrificavano vittime al fuoco, vegliavano e speravano, ma gli dei non tornarono. Quanto vi abbiamo mostrato è la nascita di una religione, il culto del cargo. Fu davvero questa l'origine delle leggende e delle religioni primitive? Almeno certi miti nacquero in seguito all'incontro dei nostri antenati con degli esseri extraterrestri tecnicamente assai progrediti. Questo è quanto ritengono gli studiosi sovietici Kazantsev e Saizev. Vediamo perché. In tutto il mondo, presso gli indios del Messico e dell'America meridionale, presso gli antichi egizi e gli indiani, miti, leggende e religioni narrano di visite di creature provenienti dal cielo. Certo non si parla di astronauti, perché non si conosceva ancora questa parola. Si parla di dei che visitarono la Terra su strani veicoli celesti. Queste leggende non possono d'altronde essere solo il prodotto di un'accesa fantasia, altrimenti non le ritroveremmo comuni a tutti i popoli della Terra. Questi racconti della visita degli dei si possono leggere ancora oggi, ad esempio nei libri del Kanjur tibetano. Il Kanjur comprende oltre 1000 libri, i testi sacri dell'amaismo. È la più mastodontica scrittura segreta del mondo. Fino ad oggi soltanto la centesima parte dei testi Kanjur è stata decifrata. In questi testi ricorrono continuamente le descrizioni di dei che compaiono dal cielo su perle splendenti, di sfere volanti e trasparenti in cui gli dei sono racchiusi. Il giorno in cui il Kanjur sarà stato interamente decifrato, potremo forse leggere descrizioni ancora più sconcertanti e precise. Il Mahabharata è il poema epico nazionale indiano ed ancora oggi è conosciuto da tutto il popolo. I suoi 80.000 versi risalgono ad almeno 6.000 anni fa. Questo è un passo del Mahabharata. Anche qui troviamo tracce sconcertanti della visita degli dei. Vi si legge continuamente delle vimana.